Siamo ritornati a scuola. È molto semplice. Tu sconfiggi Lancillotto, io prendo un ottimo in assedio bellico e poi torniamo insieme a molto molto lontano. Già, come se mi importasse qualcosa del tuo rendimento scolastico. Non vorrai certo tornare insieme a qualcuno che non ha passato l'esame di assedio bellico, vero? Ok, quali sono le regole? Abbatti le torri prima che scada il tempo. Tutto qui. Bello, bel minigioco, complimenti. Cos'è sta roba? Ecco il castello nemico, all'attacco! Distruggi le torri nemiche per vincere. Cosa vuol dire? Ah, cambia arma proprio in questo senso. Ok, perfetto, ho capito. Fuoco! Bel colpo! Madonna mia! Fuoco! Ok, più o meno ho capito a livello di distanza com'è imposto, ovvero qua è troppo piano, giustamente. Questo qui di... no, colpa mia qua. Questo qui di mezzo ci permette di distruggere il secondo livello, comunque poco piano, cioè poco più avanti. Perfetto. Oh, ma c'è... non so cosa faccia. Fuoco! Fuoco! Ah, ma anche la freccia può distruggere. Allora fottiti. Cioè, nel senso... sì, ma carica di più gioco. Fuoco! Ok, ho capito che la freccia comunque... aspetta. Ma dai, ma scusami. A parte che l'ho vista scomparire nel terreno. La freccia fa proprio pochissimo di danno e non ne vale quasi la pena. Vale più la pena... fuoco! Dai però, sto caricamento. Fuoco! Oh, bene. Fuoco! Sì, però non so cosa faccia la... la cosa lì, la mongolfiera che abbiamo appena tirato giù. 10 secondi rimasti. Wow, abbiamo 10 secondi e abbiamo distrutto cosa? Un solo bersaglio finora? Forse due? Hai perso. Vai. Comunque abbiamo capito che la freccia non ne vale proprio la pena. Fuoco! Ci metterei più a caricare con questo, ma sicuramente il colpo distrugge subito la torre. Vai, un po' più in qua. Vediamo se la colpiamo. Bel colpo. Perfetto. Ormai più o meno ho capito già le distanze. Fuoco! Quindi io direi di continuare con la catapulta. Come una catapulta! E beccare tutti i bersagli richiesti a questo punto. Perfetto. Fuoco! Bel colpo! Distrutto tutto, giusto? Hai vinto! Yeah! Il minigioco più bello della storia. Ma devo ancora dare l'esame finale. Gatto, prendi un grosso sacco per questo ragazzo. No, aspetta, seriamente. Devo passare l'esame finale, altrimenti verrò bocciato. Non è complicato, devo raggiungere le montagne e ottenere una missione dalla Dama del Lago. Oh sì, certo, davvero facile. Gatto, prendi il sacco! Credi che a tua moglie piaccia un futuro re cacciato da scuola? Uno che non ha portato a termine la propria missione? Gatto, prendi il sacco! E questo che merita la gente di molto, molto lontano. Perché mi guardi sempre in camera? Oh, va bene. Dedichiamoci alla tua stupida missione e finiamola qui. Mamma mia, terribile, terribile sto gioco. La mappa per l'esame finale condusse i nostri avventurieri. Ma dai, non è mai successo tutta sta roba. Con Artù impegnato nella sua missione. Cos'è? Sto gelando. L'idea è stata tua. Zitto e arrampicati. I pericoli che affrontarono avrebbero dissuaso i deboli di cuore. E Shrek, se adesso tornassimo indietro, potremmo... No, non si torna indietro. Finché alfine raggiunsero il picco più alto e vi si arrampicarono. Meno male che non devo farla in game sta cosa. La misteriosa
Dama del Lago. Neanche pochino pochino? Picco alto alto. Luogo molto alto alto. Sei sicuro che sia la strada giusta? Certo che sono sicuro. Sicuramente con quella faccia. Mappologia. Guarda, un nano. Meglio prenderla larga. Ho imparato che sono voraci predatori molto territoriali. Ma come? Oh, ma dai. Questi ometti? Per favore. Beh, io non ci vado. Vabbè, giustamente. Finché non avrò la certezza che sia sicuro. Cioè, quindi devo farlo io il tuo esame? Sembri amichevole. Hai visto in giro la Dama del Lago? È un ognomo armato di ascia. Santo cielo. E tu non vieni? No, non mi muovo da qui. Giustamente. L'esame te lo faccio io. Ragazzi di merda. Vieni qua che ti spacco la faccia. Posso fargli una combo aerea infinita in pratica se riesco a prenderlo bene. Me ne sembra ce ne fossero di più, ma mi sembra che siano scomparsi. Se riesco a incastrarne uno contro il muro, posso veramente fargli una combo infinita finché non cade. Allora, calmi tutti, calmi. Vieni qua. Questi nanerottoli incominciano a darmi sui nervi. Lo so, Shrek, c'hai ragione pure tu. Cos'è? Un cappello? Mazeltov? Ok, no, non c'entrava nulla, però abbiamo senza morire, tazze regalo, infliggi 5 colpi di grazia, super stilista 5 cappelli, terrificante usa la forza dell'orco 2 volte, ok? Ma scusami, potrò usare gli attacchi finali sui nani? Muoiono con un colpo. Porca troia. Io che cerco di prenderlo così e alla fine lui continuava a colpirmi. È una fatina, grazie. Sì, vabbè, le fatine quanto riempiono. Venite qua. Tutto cielo è terribile. Aspetta. Ah, ok, mi sembrava ci fosse qualcosa, invece è il ponte. Madonna mia. Al rallentatore tutto ciò è di un fastidioso. Dai, fammi prendere sto cappello di merda. Vabbè. Speriamo di trovare abbastanza polvere per completare il livello. Ma ecco appunto, stavo dicendo, non posso andare fuori pista. Oh, ma tutte le monete. Appunto. Allora, o facendo così l'ho rotto, oppure c'era già un limite e io ci sono arrivato. Oh, calmo. Dai, l'ha schiacciato tipo zanzara. È tipo una crudeltà immonda questa. Odio queste pesti. Cosa sono, tra l'altro? Non ho sentito cosa ha detto. No, colpo di grazia. Allora, sembrano dei draghetti, ma non credo siano draghi. Neanche viverne, se vogliamo metterla proprio su quel punto di vista. Cade questo ponte? Non lo so, ma la prospettiva non mi permette di vedere bene dov'è che erano le monete. Scusami. Ah, guarda. Brava. Guarda, per una volta meno male che ho seguito le frecce. Per una volta bravi che hanno messo le frecce. Ma porca. Triangolo, triangolo. Usa triangolo. Ecco fatto, dobbiamo fare 5 colpi di grazia, voglio dire. Continua ad usarli, no? Oh, calmo che non vedo. Vieni. Madonna mia. Colpo di... Ecco fatto. A quanto siamo di colpi di grazia? Non ne ho idea. Spero abbastanza, però. Siamo a 4 colpi di grazia. Perfetto. Ok. Come dicevo, la prospettiva non ti permette bene di vedere, né tanto meno ti fa vedere la telecamera dove sei. Non so se sono morto o meno, cioè non so se mi conta la morte qui o no. Però a questo punto ormai nascondersi. Non so se... Guarda, me ne sbatto anche relativamente le palle ormai. Dici che qua ci posso arrivare? No, ok, c'è un muro invisibile, peccato. Ah.
Avrei voluto vedere se c'era un segreto da quelle parti. Ma adesso mi sta venendo questo dubbio. Quando è che ho iniziato a registrare giochi di merda? Quando ho iniziato questa serie facendo i giochi più belli che avevo della PS2? Quando è che siamo arrivati a questa monnezza? Madonna mia. Preso. Che ci devo fare con lui? Orco cattivo, orco cattivo. Allora, lo ammetto, per un attimo pensavo stesse per dire una bestemmia inumana questo, il nano. Lo giuro, per un attimo pensavo stesse per dire qualcos'altro. No, 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 colpo di... Stavo schiacciando triangolo io. Poter colpire quello bianco. Ah, è bianco, io pensavo che era azzurro. Lotta, quello. Lotta, lotta. Oh, che salto. Cosa devo saltare che quello è lì? Dai. Ma perché? Ma povero. Dai, ancora un po' di polvere di fata mi serve. Qua. Ok, qua è probabilmente la strada in cui dovremmo proseguire. Ma che tra l'altro, secondo voi, azzurro è adottato dalla... Era adottato dalla fata madrina? O era suo figlio legittimo? Perché se fosse così, io mi chiedo se azzurro abbia dei poteri magici. Perché qua i soldati si stanno teletrasportando, ma azzurro è solamente... un cavaliere comunque, anche di tutto rispetto. Cioè, non fosse cattivo, azzurro ha delle nozioni comunque di cavalleria che non sono da tutti, comunque sta gestendo, diciamo, un'armata adesso. Sta gestendo l'armata dei cattivi e non è una cosa che tutti saprebbero fare. C'è qualcosa di nascosto? Allora, scusami un attimo. Ecco, volevo vedere se c'era qualcosa di nascosto là. Neanche God of War. Quanti soldi. Allora, qui è aperto. Dovremmo tornare indietro oppure no? È ancora chiuso, perfetto. Ci sono delle monete. Come salgo qua sopra? Credo che io debba fare il giro da fuori e poi salire oppure arriverà... Ah no, il gatto non c'era qua. Cioè, almeno non è venuto con noi. Credo, non lo so, guarda. Ormai. Ecco qua un'altra tazza, sono sicuro... Ah no, le tazze le abbiamo trovate tutte e due. Incredibile. Vabbè, erano due a sto giro, meno male. Qua? Pensavo ci potessi entrare dentro. Aspetta, fammi vedere. No, niente di nascosto, sul serio? Beh, hanno nascosto un disegno prima sotto una cosa con la freccia. Potevano benissimo metterci qualcosa anche lì. È a tempo? Questa è la via per il lago, ma ci serve una chiave. Le chiavi sono una parte importante del mio esame finale. Ma va? Sai, Artù, dovresti farlo tu. Appaiono nemici? Ovviamente appaiono nemici. Oh, calmo. Ma dai! Porca troia. Madonna mia. Venite qui. John Cena. E anche questa missione è andata a buon fine. Dai, aspetta, no! Non era quello che dovevi fare, Shrek. Ma dai! Vabbè, uccidiamoli così, faccio prima. Dio mio, Bud Spencer. E ora il tempo ritornerà veloce. Io come... Ecco appunto, sto dicendo, come le prendo queste monete? Ora appare altra gente, sicuramente. No, strano. Strano. Ma state bene buoni. Aspetta, mi ricordo un gioco in cui i nemici facevano questo suono. Credo sia un gioco di Super Mario. Sì, era... Oh, cazzo. O i Goomba o i tipo... I tipo timido, ecco che verso era. Aspetta, 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 aspetta. Preso. Ma dai. Volevo solo lanciartelo addosso io.
a gomitate. Ma abbiamo le spade. No, 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 prendetelo a gomitate negli occhi. A gomitate, ma perché? Oi, sono incastrato in aria. Basta un po'. Pum, slam. Lasciate perdere le gomitate. Usate la spada. Bravo. Un soldato intelligente, finalmente. Beh, è stato davvero umiliante. Quando vuoi le cose fatte per bene, devi arrangiarti da solo. Giustamente. Uomini, con me! Una volta si fa sul serio, basta perdere tempo. Vediamo se quello scudo resiste al pugno di un orco. Sì, sì, sì. L'abbiamo già rotto lo scudo, tranquillo. Vieni qua. Forse dovrei diventare re. No! Non diventerai re, Shrek. Siamo qui proprio perché tu non volevi diventarlo. Quindi, non rompere il cazzo. Vai, contro il muro. Ehi, la lotta deve aver mosso questo blocco di ghiaccio. Scommetto che serve a qualcosa. Porca troia, ti ammazzo l'anima. Che è successo? Dov'è il ghiaccio? Ah, ok, devo tirarlo fuori i cubetti di ghiaccio. Credo di dover andare lì. Ma non mi ci fa arrivare. Ah, ok, perché dovevo salire là sopra. Brain. Ed ecco qua le monete che prima non riuscivamo a raggiungere. Ok, speravo di poterle rompere quelle casse. Mi manca un cappello. Credo che l'abbiamo perso. Perché i pupazzi di neve mi... Bravo. Va bene così. Ed eccola lì la chiave. Torniamo indietro? Eccola qua. Però prima vediamo che cosa si nasconde qua dentro. Altri di questi schifi verdi. Madonna mia. Ora vi spacco le ali e vi butto per terra e vi uccido. Dio mio, è di una cattiveria questa mossa che neanche se lo immaginano quelli che l'hanno prodotta. Artù, sei qui? Ma c'erano dei soldi nascosti o non c'erano proprio prima? Comunque ci mancano solo 4.000 monete e possiamo prendere il bonus all'attacco. Vediamo che succede qui. Andiamo. Andiamo. Shrek lo guarda come per dire: ma questo è un coglione. Perfetto, tutti gli obiettivi completati. Abbiamo trovato un bellissimo disegno. 2.000 monete. Ok, un'altra missione, in teoria ci siamo.